Un dono per tutte le stagioni, da maggiorenne scegli la generosità e diventa donatore. Questo è lo slogan utilizzato dal progetto, perno del protocollo d'intesa tra il Comune di Campobasso e le associazioni ADMO, AVIS, FIDAS e FRATERS, che mira alla promozione della donazione del sangue del midollo osseo. Questo è diciamo che è un protocollo molto, molto importante, anche se tempo fa si è già fatto veramente questo. Noi come associazione tempo addietro comunicavamo, andavamo al comune e vedevamo chi aveva 18 anni per iscrivere a tutti questi ragazzi, comunicando che avendo raggiunto la maggiore età potevano fare questo gesto d'amore, donare il sangue. Poi col tempo è andato sempre scemando, adesso il comune ha preso questa iniziativa, che è una bellissima iniziativa, e permette, come ho detto poc'anzi, di far avvicinare questi ragazzi alla donazione del sangue, divulgando questo gesto nobile, perché è un gesto nobile che salva tante persone, anche nelle loro famiglie, e quindi diciamo che è un discorso allargato a tutte le persone del territorio. Ogni anno migliaia di bambini e di giovani adulti si ammalano di leucemia e di altre malattie del sangue. Queste malattie, che fino a pochi anni fa portavano generalmente alla morte, oggi possono essere curate e anche completamente guarite con il trapianto di midollo osseo. Ma ogni anno in Italia circa 1.000 pazienti non possono essere trapiantati perché non dispongono di un donatore idoneo. Da qui la necessità di ricercare persone disponibili con un minimo sacrificio personale ad offrirsi come donatori di midollo osseo, appunto. Oggi donare significa reperire il sangue che non può essere reperito in altro modo se non con la donazione del sangue. Il sangue non si fabbrica, come ho ribadito anche nel precedente mio intervento, né si costruisce in laboratorio né nelle case farmaceutiche. Quindi l'unico modo per reperirlo è la donazione. Noi stiamo cercando di sensibilizzare un po' i cittadini e devo dire che la maggior parte, diciamo il 25% dei donatori della FIDAS Campobasso e Molise sono giovani. E i giovani che poi quando entrano nell'ottica e sono consapevoli di quello che fanno sono molto più presenti rispetto anche ai donatori accreditati. In Molise è quasi 16.000 donatori, ma per entrare nella grande casa della solidarietà cosa bisogna fare? Donazione di sangue, basta andare in una mattina qualunque a digiuno con almeno 50 kg di peso e con avendo raggiunto la maggiore età al centro trasfusionale dell'ospedale Cardarelli o comunque nei centri di raccolta, perlomeno per quanto riguarda l'AVIS, anche qui a Campobasso. Si fa un piccolo prelievo, se tutte le analisi rientrano nella norma, possiamo fare la donazione di sangue che dura 10 minuti e possiamo tranquillamente poi fare con questo gesto non solo un gesto per la nostra salute, perché facciamo prevenzione sanitaria, ma anche un gesto verso il nostro prossimo che ha bisogno di aiuto. Un gesto d'amore e d'altruismo che fa bene ai più bisognosi, ma soprattutto a se stessi. La donazione è diciamo, un atto d'amore che si fa verso persone che hanno necessità di fare delle terapie trasfusionali tutti i giorni, poi ci sono interventi chirurgici che si fanno presso le strutture ospedaliere, per cui dobbiamo essere autosufficienti in questo. Quindi è un atto, un gesto che qualcuno fa dando qualcosa di sé agli altri.